Good morning, Kiss Kiss. Stamattina stiamo parlando delle conseguenze della congiuntura sfavorevole e di quelli che molti definiscono la nuova emergenza a casa. Affitti alle stelle, ma anche le rate dei mutui che sono insostenibili. Per onestà è una parola che ogni tot anni risentiamo, certo, noi specialmente che abbiamo una certa altro. Età. Per fare il punto della situazione in diretta con noi il presidente nazionale FIAIP Giambattista Baccarini. Buongiorno presidente, bentornato. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Buongiorno e Kiss Kiss. Allora, in Italia in questi giorni si sente parlare, è tornata di moda questa brutta parola, no? Emergenza casa. Che sta succedendo? Quali sono le varie opzioni, presidente? Ma allora, a me pare che sia un po' eccessivo parlare di emergenza casa. E questo già ci fa piacere. Già questa è una bella notizia. La salutiamo qua, va bene. Sì, mi pare eccessivo, io direi che in alcuni grandi centri urbani come sicuramente Milano e Bologna scarseggia l'offerta delle case sia da vendere che da affittare, quindi ovviamente questo comporta un aumento dei prezzi sia delle compravendite che degli affitti. Poi se ci mettiamo l'inflazione ovviamente e il costo della vita che sappiamo tutti essersi alzato enormemente in questi ultimi periodi, è chiaro che le criticità in queste aree ci sono. Quello che serve secondo noi ovviamente è da una parte aumentare gli stipendi perché non sono adeguati all'aumento del costo della vita e nemmeno all'aumento del valore di mercato degli immobili. Certo. Poi dall'altra parte, ne abbiamo parlato altre volte qui da voi, secondo noi serve un piano nazionale sull'immobiliare dove si preveda una riduzione o riordino della fiscalità, una riforma delle locazioni che preveda una flessibilità nella durata e più tutele in caso di morosità e soprattutto una strategia reale nazionale sulle città che includa delle politiche urbanistiche di riferimento per tutti i comuni, cioè ogni comune deve mettere in atto un piano strutturato di edilizia sociale pubblica convenzionata, andando a riqualificare quegli immobili brutti e vecchi che ce ne sono in tutte le città e metterli a disposizione a canoni calmierati a prezzi convenzionati per chi non può permettersi di comprare una casa a prezzi di mercato e o a chi per chi deve andare in affitto a canoni calmierati. Ecco, difatti, detto una cosa santa. No, ma soprattutto ribadita. E allora lo stupore, perché ormai si trasforma tutto in stupore, è che noi queste cose le abbiamo dette e ridette tante volte, ma nemmeno negli ultimi mesi, anche nei precedenti governi. Sono cose strutturate, tecniche, messe lì su carta, nero su bianco, e stiamo ancora a parlarne. Non c'è nessun governo che prende decisioni in merito. Purtroppo è così, è anche vero che ho sentito ultimamente nell'interlocuzione governativa che si parla nell'ambito del disegno di legge di delega fiscale, quindi della riforma fiscale complessiva di cui oggi tra l'altro la Meloni inizierà anche gli incontri con le opposizioni, che si inizi a parlare, cosa che fino a poco tempo fa, e probabilmente grazie anche a voi e ai media che parlano di questa emergenza un po' secondo noi eccessiva, ma comunque l'attenzione sulla casa che riguarda tutti oggi secondo noi è all'attenzione del governo, bisogna vedere se faranno delle cose. Già che ne parlino in maniera ufficiale è già una bellissima notizia, per il momento la ringraziamo presidente. Grazie presidente di essere stato con noi. Grazie a voi, Kiss Kiss a tutti. Good morning Kiss Kiss, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.